Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. Il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, ha voluto dimostrare carte alla mano la propria estraneità alla nomina della dirigente comunale Mariangela Mastropietro, arrestata per corruzione nell'ambito della inchiesta Castrum condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Teramo. Il primo cittadino deluso e offeso per la vicenda giudiziaria chiede alla magistratura di fare chiarezza fino in fondo. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Giulianova è una città onesta, operosa e solidale, estranea alla bufera giudiziaria che ha colpito il comune dopo l'arresto della dirigente Mariangela Mastropietro insieme ad altri imprenditori e tecnici. Lo afferma accorato il sindaco Francesco Mastromauro, che chiede alla magistratura di fare chiarezza fino in fondo e carte alla mano dimostra la propria estraneità alla nomina della dirigente arrestata. La individuazione dell'ingegnere Mariangela Mastropietro ha seguito la norma che è stata preceduta da delibere di giunta, peraltro votate da assessori dell'epoca, nel 2011 e 2012, dal vice sindaco Gabriele Filipponi agli assessori Mastrilli, Ruffini, Nadia Ranalli, Alfonso Vella, Archimede Forcellese, Nausica Cameli, e poi che hanno dato l'atto di indirizzo per la procedura di mobilità esterna per coprire un posto che si era reso vacante perché l'allora dirigente, che aveva vinto il concorso, aveva accettato di trasferirsi a Francavilla legittimamente, ma aveva lasciato il posto vuoto. Quindi poi una commissione esaminatrice che è stata appunto istituita dal dirigente dell'epoca, formata peraltro da un dirigente del Comune di Teramo e del Comune di Giulianova, hanno esaminato le due domande pervenute nella seconda procedura, perché la prima non aveva avuto esito positivo, individuando nell'ingegner Mariangela Mastropietro il dirigente. Lei è deluso? Delusissimo. Io sono irato perché tutto questo non è bello, ripeto, io sono il sindaco di questa città e questa città non lo merita. Io ho detto che però bisogna anche inserire in un quadro corretto tutta questa vicenda. Premesso che io dal primo momento ho detto che sono irato, offeso, deluso, una pagina bruttissima che la magistratura deve accertare fino nelle pieghe. Se ci sono responsabilità penali, chi le ha commesse dovrà pagare e dovrà risponderne anche all'amministrazione comunale, che è la parte lesa. Il sindaco Mastromauro riserva poi un passaggio sul presidente della Giulianova Patrimonio, Filippo Di Giambattista, oggi agli arresti domiciliari, scelto da lui attraverso un bando di selezione. L'architetto Di Giambattista, dichiara Mastromauro, è accusato di fatti personali legati alla sua professione di architetto, nulla a che vedere con questa amministrazione e ha già rassegnato le proprie dimissioni. Ma l'opposizione attacca e chiede la testa del sindaco. Cambiamo argomento ora spostandoci a Pescara. Il direttore di Trenitalia Abruzzo, Marco Trotta, ha presentato oggi alla stampa il ventaglio degli accordi commerciali previsti per l'estate abruzzese che prevedono sconti e promozioni per chi sceglierà il treno per raggiungere spiagge, visitare musei o partecipare agli eventi che si svolgono nella regione. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Sconti speciali per chi sceglierà di utilizzare il treno per raggiungere le località turistiche della regione e poi un accordo con Confcommercio Abruzzo. Queste alcune delle novità illustrate oggi dal direttore regionale di Trenitalia Marco Trotta, che ha confermato la particolare attenzione delle ferrovie per la nostra regione. Trenitalia si candida come vettore ufficiale dell'estate abruzzese con lo scopo di promuovere e valorizzare tutte quelle che sono le eccellenze turistico-culturali di questa regione. Tutto questo per i nostri clienti, possessori di un biglietto regionale o di un abbonamento, avranno ad esempio la possibilità di godere delle spiagge di Pescara e Montesilvano con sconti privilegiati, partecipare ad esempio alla giostra di Sulmona piuttosto che all'Aqualand del Vasto, di partecipare al premio Flaiano con il suo ricco programma di cinematografico o entrare con sconti privilegiati a quelli che sono i musei dell'Aquila. Presentando il biglietto a quelli che sono tutti i partner dell'iniziativa avranno la possibilità di usufruire di una scontistica privilegiata.
con Confcommercio Abruzzo abbiamo replicato quello che era un accordo già dello scorso anno, che permette attraverso l'associazione dei balneatori di poter fruire di tutte le strutture turistico-alberghiere di Pescara e di Montesilvano in maniera dedicata a quelli che sono i viaggiatori abruzzesi. Dall'11 giugno ci sarà il nuovo orario di Trenitalia, orari che vedranno un maggior numero di convogli nella nostra regione. Quest'estate l'offerta che è prevista è un'offerta che è sempre più calzante per quelle che sono le necessità turisti, oltre che di casa lavoro, tipiche delle fasce pendolari, anche per le esigenze turistiche della nostra regione. Ed ora una notizia di cronaca: una forma di meningite non contagiosa secondo gli esami di laboratorio è quella che ha colpito un uomo residente a Tivoli da martedì scorso, ricoverato all'ospedale di Avezzano. In particolare, dalle analisi è emerso che si tratta di meningoencefalite virale, esito che ha consentito di escludere, come invece si sospettava in un primo momento, un'infiammazione causata da meningococco, forma batterica molto pericolosa. I medici del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Avezzano, che assistono il paziente, fanno sapere che l'uomo già da ieri ha ripreso conoscenza e che oggi fa registrare un ulteriore netto miglioramento. Al momento del ricovero, nella notte fra martedì e mercoledì, in attesa di conoscere l'esito degli esami e come da protocollo in ospedale, erano state immediatamente messe in atto le procedure di profilassi. Torniamo a Pescara. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, torna a puntare l'attenzione sulle problematiche del quartiere Fontanelle di Pescara e in particolare su quelle dei residenti di Via Caduti per Servizio. Consigliere Pettinari, tornate a parlare e a puntare l'attenzione sul problema criminalità in Abruzzo. In particolare a Pescara siamo a Fontanelle, che voi avete eletto come luogo simbolo della criminalità nella nostra regione. Volete che si torni a parlare di tutto questo per far sì che venga fatto qualcosa? È un luogo dove lo Stato è andato via, lo Stato non c'è. Qui si spaccia droga ogni giorno, quotidianamente, soprattutto nelle ore notturne. I cittadini non ce la fanno più, ci sono atti intimidatori, ci sono situazioni delinquenziali di emergenza, la gente non ce la fa più. Addirittura qui, come dico io, la criminalità si è anche voluta, perché adesso quando occupano gli alloggi popolari si autodenunciano dicendo siamo entrati all'interno dell'alloggio, però dicendo che l'hanno trovato la porta aperta. C'è una differenza tra chi sfonda e chi trova la porta aperta. Chi trova la porta aperta è un occupante senza titolo, non un occupante abusivo, quindi le procedure di sfratto saranno molto molto più lunghe, quindi cioè, magari vengono anche consigliati da qualcuno. Ci rivergiamo a una serie di istituzioni, alla Regione Abruzzo in quanto proprietaria di queste case, al sindaco di Pescara, al prefetto in quanto autorità di sicurezza. Perché? Perché qui si devono parlare, devono colloquiare assieme per fare azioni mirate di repressione, sfratto degli abusivi. La maggior parte degli abusivi sono criminali pluripregiudicati che detengono il potere in questa zona e non solo, in tante altre zone della nostra provincia e della nostra regione. E poi un sistema di recupero sociale, del tessuto sociale. Abbiamo bisogno di un team di psicologi e sociologi che vanno a recuperare tanti giovani abbandonati. Qui addirittura, qui vicino, vediamo una palestra, è stata in inaugurata da tanti anni, è rimasta così in abbandono, non può essere fruita dai ragazzi e i ragazzi continuano a stare in mezzo alla strada. Quindi c'è tutta una serie di proposte che noi abbiamo fatto, iniziative. È arrivato il momento che lo Stato torni in questi posti. Lo sciopero nazionale degli aeroporti locali, che riguarda anche l'aeroporto di Pescara, oltre a quello di Ancona Falconara, previsto per domenica 28 maggio dalle ore 13 alle ore 17, e indetto dall'organizzazione sindacale Unica, è stato differito. Lo comunica l'ENAV, l'ente nazionale per l'assistenza al volo. Uno sguardo sul cantiere più grande d'Europa: dal 30 maggio al 1 giugno all'Aquila torna l'appuntamento con Officina L'Aquila. Il servizio è di Daniela Rosone. Torna la tre giorni dedicata a Officina L'Aquila, incontri internazionali di restauro e rigenerazione urbana. Da martedì 30 maggio a giovedì 1 giugno, uno sguardo di ampio respiro sull'Aquila, la sua ricostruzione, ma non solo. I visitatori, nelle giornate di mercoledì e giovedì, saranno accompagnati nei principali cantieri cittadini: Palazzo Notarnanni, Palazzo dell'Arcivescovado, Palazzo Carli Porcinari, Consorzio Carispac, Palazzo Camponeschi e Teatro Comunale. Obbligatoria la prenotazione.
Nel pomeriggio del 30 maggio la novità è rappresentata dall'inserimento del tema La comunicazione nelle emergenze, che sarà trattata da diversi giornalisti nazionali ed esperti. Officina L'Aquila è diventata un punto di riferimento sulla ricostruzione, tant'è che proprio nella scorsa estate anche il New York Times ha citato Officina come uno degli elementi importanti della ricostruzione aquilana. Quindi ci sarà questo giro di giornalisti nei cantieri, ma poi si discuterà per la prima volta della comunicazione dell'emergenza, con giornalisti di Sky che hanno partecipato alla ricostruzione di qui, di altri che hanno partecipato ai temi di Lione, con giornalisti locali e nazionali e internazionali, si discuterà di cosa è accaduto all'Aquila, di come è stata trattata da un punto di vista di comunicazione la ricostruzione aquilana, perché questo può diventare anche uno strumento di conoscenza utile a migliorare il rapporto con i mezzi di comunicazione in un momento in cui l'Aquila deve ancora affermarsi come soggetto importante di una ricostruzione di qualità. Gli altri temi trattati nei restanti due giorni saranno l'Aquila Smart Historical City, l'Aquila Città Sicura e Officina Next Territorio Restauro e Turismi. Per il presidente dell'ANCE Barattelli si tratta di un'occasione unica per mostrare il modello L'Aquila al resto del mondo, anche se purtroppo i dati sulla ricostruzione pubblica non sono affatto buoni. Il nodo irrisolto sul quale siamo molto preoccupati è quello della ricostruzione pubblica. È un tema che sta deflagrando anche nella campagna elettorale, come avete sicuramente notato, le scuole che sono rimaste al palo, gli uffici pubblici che sono rimasti al palo. Ci vuole un intervento straordinario e lo può fare solo il governo centrale, e il governo centrale deve riaccendere l'attenzione. Il prossimo sindaco dovrà parlare molto, dovrà fare molti viaggi a Roma per chiedere delle norme specifiche per la città. L'area marina protetta Torre del Cerrano ha ottenuto un finanziamento europeo per il progetto Dipinto. Vediamo di cosa si tratta. Educazione ambientale, ricerca scientifica, laboratori di biologia e archeologia, visite guidate, museo del mare, biblioteca del mare. Sono alcune delle azioni che la MP, l'area marina protetta Torre del Cerrano, metterà in campo sinergicamente per raggiungere l'obiettivo nel progetto Dipinto Cerrano, che mira a definire un prodotto turistico di elevata qualità basato sul miglioramento dell'offerta esistente attraverso la tutela e la riqualificazione degli ambienti naturali. Si tratta di usare una progettualità innovativa che dalle opere di riqualificazione ambientale delle dune, delle pinete e del giardino mediterraneo passa attraverso i servizi e gli strumenti per l'approfondimento della conoscenza della natura. È un progetto, è un Band for Fairs a cui abbiamo lavorato da un anno a questa parte. È una progettazione che abbiamo fatto, diciamo, tra virgolette, tutti in casa con i nostri collaboratori, soprattutto in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise. La cosa bella che ci piace è che il cofinanziamento previsto dal bando ce lo siamo fatti tutti in casa, nel senso che non abbiamo chiesto soldi a comuni, ai due comuni, alla provincia e alla regione. È un progetto che mira da una parte al miglioramento delle condizioni ambientali, quindi al miglioramento della tutela ambientale e di tutto quello che è l'ecosistema dell'area marina. Dall'altra parte cerca di dare una migliore fruibilità a chi viene in area marina. Che stato di salute vive l'area marina protetta, anche in vista della bella stagione? Ma direi che lo stato di salute dell'area marina è buono. Certo, niente è perfetto, tutto è perfettibile. Stiamo facendo anche altre iniziative per un monitoraggio delle acque, non solo a mare, quello lo fa già l'ARTA, ma anche a terra, quindi sui fossi, torrenti e soprattutto sugli scoli, sempre con un protocollo con l'Istituto Sperimentale Zooprofilattico, proprio perché non vogliamo farci cogliere di sorpresa e anzi prevenire per evitare che ci possano essere, diciamo, eventi negativi sulla qualità delle acque. Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha firmato l'ordinanza di rimozione del divieto di balneazione per l'area antistante Fosso Vallelunga. Si attende il via libera della regione anche per la rimozione dei divieti in via Galilei. Intanto il 31 di maggio sarà attivato un tavolo di coordinamento sulla depurazione. Sul litorale la stagione ufficiale è partita con tre divieti temporanei di balneazione imposti dalla regione, come da normale
normative basati sulla situazione registrata dai dati 2016 come richiedono le normative vigenti, dicono Alessandrini e l'assessore al Demanio Loredana Scotolati. Abbiamo chiarito sin dall'inizio che se i valori fossero migliorati avremmo via via richiesto alla Regione l'autorizzazione a rimuovere i divieti e così è avvenuto per Fosso Vallelunga. Le associazioni On the Road e Punto Zero hanno illustrato le iniziative che metteranno in campo da fine mese. In programma una serie di incontri per parlare di economia e disuguaglianze sociali. A Pescara prevista anche la proiezione di un film. Vediamo. Voi sempre più impegnati sul territorio per queste nuove povertà, per una situazione che si fa sempre più difficile anche nella nostra città. C'è l'esigenza intanto di realmente parlare di quelli che sono i costi umani, no? E concreti della crisi. La percezione che questa crisi c'è è dura e dura da molti anni. Poi però contestualmente non si operano interventi realmente incisivi e si ha la tendenza a percepire le risorse che vengono spese nel mondo del sociale come costi e non invece percepirli come forme di investimento per riattivare anche microeconomie. Ogni volta che io spendo dei soldi, no, per lavorare verso il reinserimento, l'inclusione sociale di qualcuno, lavoro per aumentare la sicurezza e per far tornare quel cittadino da fruitore passivo di servizi a un futuro contribuente. Questo è il primo incontro che riteniamo importante perché c'è una proiezione abbinata del documentario Pigs che sta girando da 5 settimane dopo l'uscita il 27 aprile in tutta Italia e che parla proprio di una cooperativa sociale, il Pungiglione di Monte Rotondo, che è a causa della crisi subirà dei tagli che sono importanti, manderà a casa 100 lavoratori e lascerà senza assistenza 150 disabili. La stessa cosa succede qui sul territorio dove ci sono stati importanti tagli al sociale proprio a causa dell'austerità imposta politiche europee che ovviamente l'Italia non può contrastare perché ci vengono imposte e quindi sono una perdita della nostra sovranità. Noi pensiamo che bisogna iniziare a ragionare su quello che è veramente la causa della crisi, che riteniamo sia proprio l'applicazione di queste politiche di austerità. Il film ne parla molto concretamente e poi ci sarà il regista Federico Greco che ci parlerà proprio di tutta la realizzazione del documentario. Questo documentario poi sarà l'inizio, la proiezione e il dibattito di una serie di incontri sull'economia e sulla politica e soprattutto su come l'economia ha soggiogato la politica, quando invece dovrebbe essere il contrario. Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha consegnato 25.000 euro a 3 associazioni aquilane ricordando quanto fatto dal 2009, anno del terremoto, sino ad oggi. Vediamo il servizio. Un bilancio positivo, quello tracciato dal presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio sulle attività della Fondazione Abruzzo Risorge Ollus, ormai estinta. Una fondazione costituita nel 2009 dopo il terremoto con i proventi provenienti da donazioni ricevute da consiglieri e assessori della Regione Abruzzo, da altre regioni, da enti e associazioni varie. Diverse le attività svolte dal 2009 al 2013, come ad esempio la concessione di contributi a comuni e alle associazioni del cratere del sisma del 6 aprile 2009 per interventi di costruzione, ricostruzione o riparazione di centri di aggregazione sociale e di impianti sportivi ad uso prioritario di giovani bambini. Questo per un totale di oltre 522.000 euro. All'Aquila gli interventi principali hanno riguardato la costruzione del palazzetto del mini basket, il recupero della pista di pattinaggio di verde acqua, la costruzione degli spogliatoi del circolo tennis, la riparazione del campo di calcetto di Capitignano, la riparazione del campo sportivo di Montereale, a Civitella Casanova la riparazione della piscina, a Paganica la riparazione di 2 campi da tennis, la riparazione del campo sportivo del San Gregorio e per quanto riguarda il CUS L'Aquila la costruzione dello spogliatoio con fondi provenienti dal Consiglio regionale del Lazio. E poi sono state erogate borse di studio in favore degli orfani che a causa del sisma hanno perso uno o entrambi i genitori per un totale di oltre 209.000 euro. Sono stati concessi contributi a varie associazioni e scuole per iniziative sempre legate al sisma per un totale di 47.000 euro. È stato ricostruito l'orfanotrofio Casa Famiglia Immacolata Concezione di San Gregorio distrutto dal sisma con i fondi della Regione Campania per 1 milione di euro. Il patrimonio residuo della Fondazione è stato erogato alle seguenti associazioni. Oggi in conferenza
conferenza stampa, il presidente del Consiglio regionale di Pancrazio ha dato loro i bonifici. Fondi per l'Aquila per la Vita Ollus, Associazione Fraterna Tau e Associazione Abitare Insieme. Ogni associazione ha avuto un contributo pari a oltre 25.000 euro. Il Cenacolo Michettiano è il centro della mostra intitolata Nella Gioia del Sole, in programma Francavilla al Mare, che sarà visitabile al MUMIL, Museo Michetti, fino al 23 di luglio. Vediamo il servizio. Dipinti, sculture, documenti, autografi e pannelli didattici visitabili fino al prossimo 23 luglio, salvo proroghe. È la mostra Nella Gioia del Sole, Michetti e il Cenacolo di Francavilla, organizzata dal Comune di Francavilla al Mare in collaborazione con il Polo Museale d'Abruzzo, che sarà inaugurata al Museo Michetti il 1 giugno. La rassegna ospiterà più di 120 opere realizzate dai protagonisti del Cenacolo Michettiano e avrà come punto centrale l'opera dell'artista francavillese Francesco Paolo Michetti, come spiega Lucia Arbace, direttore del Polo Museale d'Abruzzo. Gli intellettuali che arrivarono qui a Francavilla sono nomi notissimi: Gabriele D'Annunzio, Francesco Paolo Tosti, che era diventato il musicista alla corte del re d'Inghilterra e nominato Sir, Costantino Barbella, la coppia Matilde Serao e Edoardo Scarfoglio, che erano i protagonisti del giornalismo a Napoli e a Roma, ed altre figure di rilievo. La mostra non esibisce soltanto dipinti o sculture, ma anche documenti, volumi spartiti, un apparato didattico e proiezioni per renderlo di efficace comprensione a un pubblico ampio, per far capire a tutti quanto è stato importante Francavilla e questo nucleo di menti geniali in quegli anni e come l'Abruzzo abbia avuto un ruolo importante nella scena artistica. Adesso apriamo la pagina sportiva, iniziamo dalla Serie A e dal Pescara. La dirigenza del Delfino è al lavoro per allestire la squadra del prossimo anno. La presenza di Zeman incentiva le big del campionato italiano a cedere in prestito alcuni dei prospetti migliori. Domenica intanto a Firenze i biancazzurri chiuderanno il campionato di Serie A. Il servizio è di Andrea Costantini. Grandi manovre già in atto da tempo per costruire il Pescara del futuro, quello che cercherà l'immediata risalita nella massima serie con Zeman. Per l'attacco idee chiare e sviluppi già interessanti. La trattativa con la Juventus per Koulibaly ha aperto una strada che porta dritto a Simone Andrea Ganz, di proprietà dei bianconeri, reduce da una stagione a Verona. Il Milan invece potrebbe girare, sempre in prestito, il 18enne Luca Vido, che si è messo in mostra con il Cittadella negli ultimi mesi e che potrebbe proseguire il suo percorso di crescita con Zeman. Si torna a parlare anche di un vecchio pallino della dirigenza biancazzurra, Francesco Ciccio Caputo, che poteva venire a Pescara dopo l'addio al Bari. La pista potrebbe riaprirsi dopo due positive stagioni con la Virtus Entella. Per il centrocampo Zeman potrebbe già avere in casa il regista a cui affidare le chiavi della squadra. Dopo tre mesi di inspiegabile preclusione, nelle ultime settimane Gaston Brugman sta convincendo il boemo, dato per assodato che Koulibaly, anche qualora venga ceduto, resterà in riva all'Adriatico. Incognite ci sono intorno al capitano Lenian Memusciai, che ha altri 4 anni di contratto. Se ci sarà la giusta offerta, Empoli e Bologna potrebbero farla, il centrocampista albanese potrebbe andare via, come faranno gli altri componenti del reparto, per cui non c'è futuro in biancazzurro. In entrata, oltre allo juventino Simone Vitale, salgono le quotazioni di Andrea Palazzi, di proprietà dell'Inter, quest'anno in prestito alla Pro Vercelli. In difesa Zampano e Biraghi sono pezzi da mercato. Si riparte da Bovo, che sarà il leader del reparto. Nell'asse con l'Inter può rientrare il giovane difensore belga Zinho van Oijsden. In un clima prevacanziero la squadra prepara l'ultimo match dell'anno al Franchi di Firenze contro la Fiorentina di Paolo Sousa, partita che non serve a nessuno, col Delfino che chiuderà l'ultimo posto e i Viola che si giocano il platonico 7° posto con l'Inter. Direzione di gara affidata al debuttante Martinelli di Roma 2.
In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Pescara Zeman ha parlato anche del suo futuro legato a quello di una eventuale cessione societaria. Alla domanda se Bastiani è finito nel mirino della contestazione, se il presidente lascerà, che ne sarà di Zeman a Pescara? Il tecnico boemo ha risposto: ho il contratto anche per la prossima stagione, vedo Sebastiani fortemente motivato a riscattare questa annata negativa, non immagino, ha concluso il boemo, al momento uno scenario diverso da quello attuale. Ora scendiamo in Lega Pro, probabile ritorno al classico 4-4-2 per il Teramo nel decisivo match del Bonolis domenica prossima nella gara di ritorno del play-out contro il Lumezzane. Uno tra Fratangelo e Barbuti affiancherà Sansovini, il centrocampista Madio torna sulla gara di domenica scorsa e poi si proietta su quella di Pianodaccio. Sentiamo. Personalmente ho sentito un po' la partita, è uscita una partita un po' così. Nonostante questo, penso che a livello di squadra abbiamo avuto delle occasioni importanti che, se sfruttate come dovevamo, stiamo a parlare di un vantaggio importante in vista della gara di ritorno. 4 gol divorati, prendere gol prima dell'intervallo, andare al riposo in quella situazione, potevate crollare del tutto. Sì, è stata una bella mazzata, sinceramente. Dentro i spogliatoi c'era un po' di confusione, però siamo riusciti a compattarci alla grande, siamo usciti secondo me meglio al secondo tempo, ci siamo alzati un po' come baricentro, la partita è andata un po' meglio. Cioè, abbiamo avuto subito questa occasione del pareggio e poi penso che in contropiede, se sfruttato meglio, potevamo anche raddoppiare. Avevamo preparato, diciamo, la partita con... pensando che loro si schierassero in un'altra maniera. Secondo me hanno fatto una sorta di 3-3-4 molto offensivo e secondo me lo interpretavano anche molto bene, nonostante concedevano l'uno contro uno nei tre difensori loro contro i tre attaccanti nostri. Però diciamo che un po' il loro impianto di gioco l'abbiamo accusato, poi abbiamo preso le misure piano piano, è andata meglio. Ma la temo, perché è una partita particolare, è comunque un play-out, 6-0 tutto. Come ti ripeto, l'andata è stata una partita che abbiamo avuto tante occasioni il primo tempo e è finita 1-0 per loro. Il secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio, abbiamo avuto meno occasioni, quindi può succedere di tutto e credo sia fondamentale l'atteggiamento e la cattiveria dall'inizio, non concedere nulla e essere cattivi in fase offensiva. È normale che sia noi che loro abbiamo paura di retrocedere. Se sbagli qui non c'è ritorno. La differenza, scusami, che il Teramo non era costruito per salvarsi all'ultimo, mentre il Lumezzane probabilmente sapeva di fare quel campionato. Sì, vabbè, ma questo conta poco, perché poi è comunque una partita di calcio. È chiaro che chi sbaglia retrocede, è normale che ci sia tensione e paura. Bisogna trasformarle in energia positiva, in cattiveria. Due giorni di competizioni per i titoli provinciali di Freccette, domani e dopodomani presso il ristorante La Tana di Rosciano in provincia di Pescara si svolgeranno i campionati provinciali a squadre serie master e amatori e la finale provinciale categorie A, B, C e D e femminile. La giornata è organizzata dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e dalla ASD Freccette Italia d'Art. Inizio previsto domani pomeriggio alle ore 15, chiusura domenica pomeriggio con la finalissima delle ore 17. È tutto per la prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle 19. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.